Wella raga, come state? Siamo Ryan, bentornati nel mio canale per questo video su Destiny 2. Signori, oggi siamo qui con l'ennesimo episodio del mio confronto. Non mi ricordo il numero, quindi lo leggerete nel titolo, perché ogni tanto ci sta, mi scappa. Non mi ricordo più, ormai sono tantissimi. E siamo qui oggi con un video che mi avete richiesto su Instagram. Allora facciamolo. Avete chiesto di fare un confronto tra tutti i 140 migliori leggendari che hanno i portatili. Abbiamo il Promessa Atroce, abbiamo lo Sorte Fatale, abbiamo il Giudizio, abbiamo il Palindromo. Promessa Atroce si trova così nel, diciamo, nel mondo di gioco. Sorte Fatale si trova una volta di vetro. Vi ricordo che c'è anche la versione affinata, che è un pochino migliore, ma comunque questa è un'ottima alternativa a quella normale. Poi abbiamo il Giudizio, che si trova tramite la Profezia, e mentre il Palindromo tramite Cala. Tra l'altro questa è la settimana in cui appunto potrete farmare il vostro Palindromo. Vi ricordo, se fate la versione Grandmaster vi droppa l'affinato, altrimenti vi droppa la versione normale. Allora, Palindromo con Estrazione Celere e Telemetro, Sorte Fatale con Carica Esplosiva e Tiro d'Apertura, Promessa Atroce con Mira Istantanea e Telemetro, e Giudizio è l'unico con un perk che aumenta il danno: Bersaglio Mobile e Caricatore Multi-Uccisione. Ci saranno dei tagli ovviamente, perché altrimenti il suo video durerebbe un'ora, e quindi andiamo subito a provarli in game. Promessa Atroce sembra... mi sembra buono, bene. Ah! Madonna, l'ho sbagliato tutti i colpi. Comunque stavo dicendo, Promessa Atroce, ragazzi, è un'arma che non uso quasi mai, perché più che altro è abbastanza vecchia come arma. A me scoccia utilizzare le cose vecchie vecchie solo per quello. Altrimenti comunque è un'ottima scelta. Ok, preso. Ah, questo è il titano laggoso della prima kill, buono. È morto, meno male. Prima posizione. Luke, ciao, bello. Come detto, si trova comunque nel mondo di gioco. Non c'è una grande cosa per trovarla. Cioè, non c'è una strategia geniale. Ottimo. Come sempre, Rissa premia molto chi sta in una zona specifica della mappa. Sempre detto, sempre... è sempre stato così, raga. Perfetto. Ah, calma, 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 calma. Ti pusha? Oh, oh, spararmi da 10 lati diversi, però non me lo meritavo io. Che palle. Mi ha fatto un bordello, regalo, in mezzo, in realtà. Ma questo? Ma sai che ti dico? Prendi il Colonia, ti mono ulto. Ok, muore, vedi che muoiono anche. Ma questo qua è monopompa, raga? No, non l'ho ucciso io. Rosico tantissimo. Ok, ho missato qualche colpo, ma va bene così, mi sto divertendo un sacco. Questa che è una delle armi, ragazzi, sicuramente più usate anche in ambito competitivo. È un po' durante tipo le partite private così. Un'arma che... perché è molto, ragazzi, precisa. E poi bisogna avere un minimo di manualità per utilizzarla, nel senso che comunque è un cannone portatile. Ho messo sulla caos, raga, così a caso. Ma quello? Quello sta guardando i muri, raga. Avrà aumentato tipo la scheda video, quindi adesso vede le texture migliori. Boh, non so perché. Ok, c'è un altro qua. No, vabbè, questo, finire una partita con uno fermo non mi sembra proprio il caso. Ok, perfetto. Tritappato anche questo. Laggavano un po' quelli contro, ma una buonissima partita da parte nostra su una buona mappa con delle buone distanze apposta per questo tipo di cannone portatile. Come prima partita mi sa che può andare bene. Allora, secondo me ci siamo con la Sorte Fatale. Ovviamente l'ho scelta apposta con gli esplosivi, ragazzi, perché è sicuramente... godo. Il mio roll, ragazzi, per un cannone portatile in questo momento, che sia 120 o 140, avere gli esplosivi sopra ti dà una marcia in più, perché fai flinciare proprio le persone, quindi... assolutamente, assolutamente sono il benvenuto nei roll gli esplosivi. Purtroppo, ma questo qua, ragazzi, con l'arco mi fa una paura esagerata. Ok, facciamolo pushare. La mia mira è un po' sneaky sneaky, però restiamo qua che ci arrivano loro più o meno addosso. Vorrei troppo andare, però sì, andiamo. Perfetto. Niente, ragazzi, veramente fighissimo. Se arrivassimo a 200 mi piace, perché questo è comunque un episodio speciale. Me l'avete chiesto e ho detto, perché no, facciamolo. Facciamolo. No, tu dove vai con le pesanti? Vieni qua. Anzi, fammele... no, non le prendo, però. Ok, let's go. Siamo a metà dell'opera, quasi. Siamo a 7 kill. Siamo una torretta robot. Con l'adorazione, raga. Bam, preso, via. Bella kill questa, pulita. Allora,
Come sempre, comunque, ragazzi, io abbinati un pompa, un cecchino, sono sempre veramente forti. Quello rimane fermo lì. Lo facciamo quittare. Magari sarebbe Gucci come roba. No! Stavo sbagliando. Buono, buono. Abbiamo la Kaustrich. Vi direi di tirarla, almeno poi la possiamo riutilizzare. Va bene così. Mettiamo una pozza. Lui è il cecchino, quindi adesso... Ok, nice. Giriamoci. Ok. Un attimo, ragazzi, un momento di concentrazione, questo. Ma va a cagare, va. Col tuo pompa di merda e la manata della Dumbly, troppo forte. Perfetti. Restiamo qua, ragazzi, che spawnano a destra e a sinistra. Continua a lottare e reclama la vittoria. Forse muore. Non so come faccia a non morire, ma non è morto. Ma fluttua? Sta fluttuando? Non ci sto capendo molto, mi sto intimando. Sono morto? Sì. Grazie. Allora, ce n'è uno qua, ragazzi, che è invisibile. Perfetto, preso. Mettiamo una pozza. Ce ne sono ancora due dietro. Preso il primo. Non sto capendo dove arriva. Si è messo il pump. Ah, capito che non è per lui avere un'arma come il cecchino, ma un pochino stupido. Che partitona. Mori con ste manate di merda. Ho giocato una partita incredibile. Scusate se ho parlato poco, ma c'era un fight ogni secondo praticamente. 10 e mezzo di KD. Adesso ne mettiamo sul giudizio, che è quello della profezia, e ci facciamo un'altra bella. Giudizio! Speriamo che sia positivo il nostro alla fine di questo video. Siamo con due che giocano FK per ora. Però stiamo continuando a prendere multi kill clip. Il problema è che non li vedo. Però invisibile. Bene così. Fattore Lorenz morto. Muoio anch'io. Con calma, eh. Siamo già a 4. Molto molto. Però questo. Una gittata molto buona. Un cannone portatile molto molto preciso, ragazzi, questo. Magari ci facciamo la doppia. Ma che roba è, raga? Ho tirato un colpo, ho fatto collateral con l'HC. Ma what the fuck? Ma cosa mi rappresenta? Vabbè. Ah, con calma. Andiamo dentro la chiesa, va. Tiriamo qualche... Questo sarà ferito? Assolutamente no! No, mi ha fatto no scoop con Lorenz. Poi mi ha tirato la manata. Ok, nice kill col body switch. Voleva tirarmi la manata. In quel caso mi sa che sarei morto, perché... Puff, no! Ho sbagliato. Mi sono preso anche un body. Quella merdata lì. Ok, saltiamo dentro il fuoco. Non ci fa paura le fiamme. Con multi kill clip, ragazzi, sì. Si gioca che è una meraviglia. Certo. Oddio. Ma questo? Ancora qua. Merda. Come fa a prendermi, regà? Mamma mia, tutti headshot. Non avevo la... Ah, ho cambiato, è vero, non ho più la caos, vabbè. Non posso credere ai miei occhi. Ehi! È inutile che stai fermo là, fra. Non va bene. L'ha preso, mi ha preso. Che arma insulsa a Lorenz, ragazzi. Veramente una porcheria. Imbarazzante. No, bello. Presi, ragazzi. Ottima partita. Durata pochissimo, quindi il giusto. Almeno riusciamo a compattarle, ragazzi. Che roba! Giudizio approvato, molto molto buono. Andiamo. Allora, ultima ma non meno importante partita, perché forse è quella che aspettavate di più in molti, ovvero quella sul palindromo. Per molti, ragazzi, è il cannone portatile più forte del gioco, ragazzi. È così anche per me, ve lo dirò alla fine di questa partita. Comunque su 4 mappe, 3 sono della terra. Incredibile. Prendiamo questo. Aspettiamo anche l'altro a sto punto.
Non era questo? Ma sto giocando a DMT, ragazzi. E va bene. Ehi. No, non mi bloccare dentro una tua granata di merda. Via, via. Non lo vedo. Bene così, bene così. Siamo partiti alla grande. C'è uno che sta macinando kill insieme a noi, che sca. Non l'ha ancora beccato, quindi non vi so dire se può essere una minaccia. Presi in body. Va bene. Usciamolo. Brutta mossa da parte sua. 3, 2, 1, boom. Ok, nice. No, 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 ti prego, no, no, no. Madonna mia, che noia sto tipo. Ma dov'è, ragazzi, Ska? Non lo becco mai. Andiamo, correre, correre di qua. Perso il comando. Preso un altro, buonissimo. 8 a 8, bellissima partita, ragazzi, contro di lui, eh. Adesso vediamo se riusciamo un attimo a beccarlo, sto tipo. È morto? No, non così, non voglio morire così. Dove arriva? Va bene. Fight classico di Destiny. Granate, manate. Perché siamo praticamente alla pari. Sarà lui? No, sono un bidone. Lo recupero. Oh, basta. Beh, cosa lo sto Big Orange con sto pipipipipipipipi dietro di me che mi spara. Ma cosa fai lassù? Scendi. Ok, siamo ancora avanti di uno. Se riesco a... Ma? Hey! Ok, oh, finalmente ho capito chi è. Non l'avevo mai incontrato per tutto il tempo. Va bene. Ok. Andiamo da questo. Andiamo la super. Qui non ci vorrà challengeare, spero. Questo qua, ragazzi, col pulso a fondo mappa. Ma questo? Ok, va bene. Ma vogliamo challengearci a vicenda, no, vero? No, no, no. Perché mai, no? Hey! Buono così? Bella manata. Becchiamo indietro. Io non lo vedo lui. Mio Dio, che roba, oh. Dov'è? Ma dove sei? Dai, dai, dai. Ma cosa... Mamma mia, godo. Se entriamo là, dobbiamo fare la doppia. Dai, veloci, veloci, veloci. Ok, giriamoci. Preso. Mamma mia, ragazzi, abbiamo finito sta partita di manate. Ma che roba è? Che roba, ragazzi, che roba. Che partita sudatissima. Non ti ho praticamente preso per tutta la partita perché non c'eri sulla mappa. Italiano, solo un salutone al buon fratellone qua, ha giocato bene. Mai matchato, cioè non l'ho mai visto, l'ho solo ucciso una volta perché... Era quando aveva la super. Allora, considerazioni finali, ragazzi. Su quelli che sono i 4 HC che siamo andati a vedere oggi. Allora, non è sicuramente stata la partita migliore dove provare il palindromo. Ma sicuramente vi posso dire che tra tutti quello che preferisco e come, diciamo, facilità di uso è il promessa atroce. Come perk è la sorte fatale, ma quelli in assoluto migliore, secondo me, da usare, da trovare, è appunto il palindromo. Il palindromo è proprio racchiude tutto quello che è un cannone portatile in questo momento, un 140. Ragazzi... Calibro elevato qua, poi roba che aumenta il danno, telemetro, estrazione cellula era un buon perk, è sicuramente la versione affinata, ragazzi, è la migliore. Prima posizione secondo me il palindromo, seconda posizione la promessa atroce insieme a sorte fatale, in terza ci metto il giudizio. Non c'è il quarto posto perché sono molto vicini comunque tutti come cannoni portatili. Ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto, fatemi sapere voi cosa ne pensate, ragazzi. Noi ci becchiamo in un prossimo video, in un prossimo confronto. Mi raccomando, un bel like di supporto perché ci ho messo veramente tanto a registrare questo video. Non si vede, ma voi vedrete sempre le cose tutte montate perfettamente, ma c'è del lavoro dietro importante. Noi ci becchiamo in live per le prove questo weekend. E niente, ragazzi. GG, Darwin. Bella, raga.